Dai Efo! Ma vedi? Non essere pazza! Non essere pazza! Tutti quanti voi più di me ormai sapete quante gioie ha portato questo fantasmagorico e futuristico telefono all'interno di questo canale. E oggi l'iPhone 13 di Wish è tornato. E che culo, oserei dire. Evviva! E ciao a tutti ragazzi, con me Ufficialite che vi parla. E quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video. E qui appunto, da come avete letto dal titolo, siamo tornati con l'iPhone 13 di Wish. E stavolta cazzo siamo tornati alla grande, perché appunto questi 80 euro in qualche modo dovevo ripigliarmeli. E quale modo migliore se non fare un altro video e sfruttare l'occasione del 20° compleanno di mia cugina e regalargli quello che tutte le ragazze vorrebbero, il regalo perfetto per ogni ragazza e non solo, per il suo compleanno ma anche per qualsiasi occasione: un meraviglioso iPhone 13 di Wish. Potete immaginare che la reazione di mia cugina non è stata delle migliori. Prima di cominciare con il video, signori, vi ricordo ovviamente di lasciare subito un bel pollice in su qua sotto di supporto, nel caso vogliate supportare questo video e il canale. E se non volete perdervi nessun nuovo video tech di intrattenimento e cose, mi raccomando, con una bella iscrizione al canale sarebbe veramente, veramente graditissima. Sì, siamo capiti. Il tutto è iniziato quando mia cugina praticamente ha creato un gruppo WhatsApp parlando della sua festa di compleanno per i suoi 20 anni. E di conseguenza sarebbe stata una festa importante, perché sappiamo tutti che 20 anni è quel periodo in cui ti inizi a diventare vecchio. E lo credo bene. E di conseguenza, come si è creato quello, si è creato un altro gruppo WhatsApp in cui appunto dovevamo organizzare un regalo a sorpresa, perché appunto mia cugina aveva un iPhone 6 distrutto, mezzo disintegrato, che tra un po' finiva veramente così. E di conseguenza l'idea iniziale era quella di regalare un nuovo iPhone 11, come alla fine abbiamo fatto. Il punto è che io mi sono ricordato di avere il fantastico iPhone 13 e ho detto: perché non sfruttarlo? E quindi è venuta fuori l'idea di fare questo scherzo, ovvero di mettere l'iPhone 13 finto in una scatola, tutto quanto, aspettare che lei lo accedesse e vedere la reazione. Allora signori, sono le ore, che ore sono? 19:35, quindi la festa inizia tra 25 minuti e sono in pigiama. Sono stato incaricato di preparare lo scherzo e di preparare tutto, cioè non sarò da solo perché poi ci sarà anche il papà di mia cugina, che praticamente in teoria sarà complice, che gli darà lui, poi gli daremo quello vero. In ogni caso, allora, qui ho le due scatole. Abbiamo qua una scatola di Swappy in cui è presente il regalo vero. Però di questa scatola appunto ci stanno i foglietti e poi c'è il bellissimo iPhone 11. Mentre invece nell'altra scatola ho già preparato il nostro bellissimo iPhone 13 di Wish. Si nota che è più grosso della scatola. Ho messo la pellicola sopra, cioè la pellicola, sta merda di sacchetto qua. Ho anche messo sotto a questo tutta quanta la roba, che nel caso fosse tipo tanto troppo ubriaca e non si accorgesse che questo non è un iPhone 13, allora quando lo accenderà gli verrà una bellissima scritta welcome. Vado a chiudere la scatola. Questa qui è una scatola di iPhone 11 vera, l'ho rubato a mio padre. L'unica cosa è che, essendo più grande l'iPhone di Wish della scatola, la scatola rimane praticamente un po' aperta, ma tanto non se ne accorgerà neanche. Punto sul fatto che sarà tipo così e di conseguenza, non capendoci nulla, non se ne accorga. Mi vesto, faccio i pacchetti e mi esco, perché sarà una cosa... Dopo voi aver preparato il tutto quanto con mia madre, cose, aver preparato i pacchi, era il momento appunto di andare alla festa. Ma il tema della festa era vestirsi da vecchi, ma proprio vecchi. E quindi questo sono io, sono tipo bellissimo. Guardate come sono bello, posso fare Jojo pose da vecchio. Oh my God! Io pose da vecchio. Mi sono distrutto le gambe. Scarpe qui non si piegano. Mi sento tipo il Berlusca povero. Votate il mio outfit da 1 a 10 qui sotto. Outfit da vecchio. Ma che pezzo di fregno. Allora, io ho un problema. Mi stanno prendendo i coglioni. E ho il pantalone che è tipo strastretto, ma soprattutto ho la maglia nel pantalone. Non posso metterci la mano, se no si sminchia tutto. Sarà una serata ignorante. Spero di tornare a casa vivo. Sì! Dopo esserci vestiti da cosplay di Berlusconi, se fosse stato povero, era il momento di andare. Di conseguenza andai alla festa. E diciamo che la situazione là dentro era più o meno la stessa di se voi andaste in uno ospizio e iniziate a dare vino e droga a tutti i vecchi che ci sono. La cosa finirebbe tipo così. Perché non vuole un ospizio fatto?
Ed era il momento di organizzare il piano, però. A un certo punto ci è venuta l'idea di coinvolgere anche suo padre. Cioè, non di dargli direttamente noi l'iPhone finto e poi quello vero, ma praticamente di far sì che suo padre portasse prima l'iPhone finto come un regalo fatto da parte loro, e poi dopo un po' noi gli davamo l'iPhone vero. Non è stato molto semplice, ma abbiamo convinto anche suo padre, e di conseguenza siamo riusciti a fare più o meno la cosa così. E quindi adesso che avevamo organizzato il tutto, non restava altro che aspettare e nel mentre magari cercare di rendere meno sana possibile mia cugina. A few inches later. Come fa a fare 18 più 15? Non fa 36. Dio ti maledica, te da un schiaffone che ti impicuro su quel muro. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg and my arm. I'm carry us for you. Caught my attention. I kissed a girl and I liked it. Sono in bagno anche qui. Il regalo in teoria è pronto. Non so se siamo riusciti a coinvolgere anche il suo papà. Papà, cioè mio zio. La domanda è: come si piscia con sti pantaloni? Ah, non lo so io. Dopo un tot di ore in cui abbiamo tutti bevuto, mangiato, era appunto arrivato il momento. Tanti auguri a Mosca. Tanti auguri a te. Felicità. One eternity later. Dai, Efo! Oh mio Dio! Fosca! 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 Otto che cade! Later. Dai, e cazzo! Le poste aspettano! Ma che cazzo? È genius! È un Nokia! 30 persone un regalo! È un'ottima media! Accendilo! Accendilo, accendilo! È falso! No, 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 è vero! Mentre Samsung! Ti piace il tuo iPhone, Fo? Ma raga, ma che cos'è? No, è vero! Giampi, dove l'hai preso? È il tuo iPhone, papà innocente! È l'11, è l'11! Ma è l'11, guarda! Perché è l'11 Pro Mega Max, è l'11 Supremo. Ma vedi, è l'11 Supremo quello. C'è una telecamera in più. Vedi, leggi, guarda, guarda. Lo vedi? È un 11. Il mio ne ha due. È lui. Ma lei non ha tempo. No, no, è lui. Giampi, bravo. Tanti auguri. Mi serviva il telefono. Vedi l'iPhone. Yeah! Sei felice adesso? La falsità. Non essere falsa! Non essere falsa! Ok, basta, questo gioco non è mio. Non è. No, continuiamo con i prossimi regali. Continuiamo con i prossimi. Avanti col prossimo, via! Non mi è piaciuto. Però quello lì è un 3. Ed è Il Max. Non è. E questo è il modello superiore. E signori, non solo è riuscito, ma è riuscito anche più meglio. In maniera molto più migliore delle aspettative. Evviva! Dopo il nostro iPhone 13, noi abbiamo appunto smesso. Stavamo facendo credere che non ci fosse nient'altro. E nel mentre ci sono stati anche altri regali, tra cui alcuni abbastanza interessanti, oserei dire. Ma no, ma è la Fosca mia mondese. Questo regalo non si usa nelle chiese. Si usa solo nel privato, con l'orgasmo assicurato. Ah! Bravo, bravo, grande! Apriamolo sto regalo. Prendo nota perché potrebbero tornare utili questi consigli. E dopo che avevamo appunto concluso quei regali, lei era mezza delusa, tristissima. Ce ne siamo usciti con l'iPhone. E per farvi capire, io avevo la videocamera in mano da una parte, e dall'altra avevo sotto la maglia, cioè me lo tenevo così. Avevo appunto la scatola dell'iPhone vero ed ero tipo: se non bestemmio, guarda. Chiudi gli occhi adesso. Ma sei soddisfatta? Scusa. Hai ricevuto l'iPhone 11 Pro Max Plus Supremo pazzo. Non va bene? Apra gli occhi. Un altro regalo pazzesco. È il libro di Salvini. Ti sfido su Fortnite. Un altro iPhone. Come cos'è? Apri. Adesso siamo stati scammati. Android Starting anche qua. Adesso direi che sarebbe. Accendilo, no, per sicurezza, perché non si sa mai. È vero? Hello.
È vero! Sì, però l'altro adesso lo rivorrei perché ci ho speso 80 euro per quel robo. Però io voglio anche questo. Ma come vuoi anche quello? Quella è la cover di, del telefono di suo padre. Questa è la scatola del telefono di mio padre. Questo è un bellissimo iPhone 13 di Wish. Direttamente. Sì. E poi come che figata? Tu mi dai quello e ti do questo, è uno scambio equo. Questo è il Phone i13 Pro Max. La batteria? No, carbone. E lo credo bene. E quindi signori, anche per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Se così fosse vi invito ovviamente a lasciare subito un bel pollicione in su qua sotto per farmelo capire. E mi raccomando, se non volete perdervi nessun nuovo video, anche una bella iscrizione al canale con la campanellina attivata sarebbe veramente veramente gradita. Perché appunto se apprezzate i miei video, questo è il supporto massimo che potete darmi e io lo apprezzo veramente veramente tantissimo. Se volete parlare con me, avete domande o altro, oltre alla sezione commenti, vi ricordo che in descrizione trovate i link a miei social network, ovvero Instagram, Telegram, Discord. E detto questo signori, come sempre non aggiungerei nient'altro e noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.